Buongiorno e benvenuto a Sandro Medici, candidato sindaco al Comune di Roma 2013 con la lista Repubblica Romana. Quali politiche secondo lei hanno funzionato nei processi di integrazione dei rifugiati nel tessuto sociale cittadino? Beh, nessuna, non ci sono politiche di integrazione di comunità straniere e addirittura, insomma, maggior ragione per i rifugiati. Del resto abbiamo avuto un sindaco razzista, quindi è del tutto evidente che non ci si poteva aspettare qualcosa di meglio. Cosa che, insomma, lo dico al di là delle contrapposizioni politiche. È una sciocchezza perché Roma è ormai una grande città cosmopolita, una metropoli dove appunto si intrecciano tante culture, tante provenienze, insomma tante sensibilità e quindi un sindaco dovrebbe serenamente e banalmente tener conto di questo dato di realtà. Come vede la condizione abitativa dei rifugiati a Roma? E beh, sotto questo aspetto devo dire che la condizione è molto precaria, se non proprio disastrosa, ma non diversamente da fasce sociali di cittadini romani, italiani, insomma, che vivono un po' lo stesso disagio. Basta andare in giro per queste occupazioni di edifici, che a Roma, come sappiamo, sono numerose, per vedere che lì un'integrazione avviene, nel senso che questo bisogno alloggiativo riguarda sia gli italiani che gli stranieri. Roma cronicamente lamenta, diciamo, una scarsità di offerta abitativa, soprattutto per le fasce sociali più deboli, quelle che andrebbero protette. A maggior ragione questo ovviamente risalta per le popolazioni straniere. Quindi lei ritiene utile il confronto con le altre metropoli europee su questo tema? È utile, basterebbe fare come da anni, da decenni fanno appunto in altre capitali europee. Io capisco che sono risposte forse un po' scontate, però purtroppo a Roma siamo così, siamo una città largamente arretrata rispetto ai normali flussi, non solo di immigratori, ma anche semplicemente di convivenza, di integrazione, di meticciato, potremmo definirlo, che nelle altre città in qualche maniera vanno avanti, certo anche lì qualche attrito, qualche contrasto, ma in termini assolutamente fisiologici. Invece qui siamo ancora tutti rattrappiti nei confronti di questa pressione, che però è una pressione che sappiamo anche utile e importante per Roma. La presenza dei rifugiati può essere vista anche come un'opportunità o solo come un'emergenza? Io penso questo, che insomma, questa nostra città, forse mi verrebbe da dire l'intero paese, è un paese insomma, che stenta non soltanto a ritrovare se stesso, ma anche a immaginarsi un proprio futuro. Quindi il futuro del paese, il futuro di Roma, è un futuro che prevede queste forme di intreccio. I nuovi romani, le nuove romane saranno fortemente connotati dall'arrivo di queste popolazioni straniere, soprattutto poi nel caso dei rifugiati, anche persone che fuggono da una condizione estrema, una condizione di grande pericolo, che sarebbe assolutamente giusto accogliere e accogliere anche attraverso la rete dei servizi, insomma, le cose normali che in questi casi, insomma, vengono messe a disposizione. La nostra lista si chiama Repubblica Romana. Prima di arrivare a questo nome, come magari si può intuire, abbiamo discusso a lungo di altre possibilità. Una delle altre denominazioni che ci veniva era la lista Spartaco, intendendo questa figura della storia dell'antica Roma che riuscì quasi miracolosamente a mettere in piedi una rivolta degli schiavi che erano appunto gli stranieri di allora, insomma, testimonianza che per noi questa tematica intorno all'accoglienza, all'integrazione è assolutamente centrale. Qual è il primo atto concreto che farebbe per migliorare la qualità della vita dei rifugiati politici a Roma?
La condizione concreta passa attraverso le cose che dicevamo prima, quindi un accesso ai servizi, una possibilità di trovare una casa d'abitazione, ovviamente un lavoro e così via. Però io mi immagino, se dovessi diventare sindaco, più un gesto simbolico, che è quello di riconoscere la cittadinanza ai figli degli immigrati nati a Roma, che sono, come sappiamo, più romani dei romani stessi. Nel decimo municipio, dove sono stato per molti anni, ci siamo inventati la Civil Card, che è un documento di precittadinanza che in sostanza testimonia tutte le condizioni necessarie per avere questa cittadinanza. Ecco, gesto simbolico ma fortemente allusivo anche verso una riforma che io spero prima o poi verrà fatta in Italia, sarebbe quella di estendere la sperimentazione che facciamo nel decimo municipio anche sull'intero territorio comunale, quindi una civil card a tutti questi ragazzi e queste ragazze. Ok, a nome di Prime Italia la ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi, grazie a voi.